che noi nel 2001 stavamo, caro collega, dalla parte dei genovesi onesti che non andavano in manifestazione col casco o col passamontagna. Stavamo dalla parte dei genovesi e dei cittadini onesti e stavamo dalla parte delle forze dell'ordine. Eravamo dalla loro parte nel 2001 e siamo dalla loro parte oggi. E quindi rimandiamo al mittente certe affermazioni offensive. Faremo di tutto, cari colleghi, affinché questo provvedimento rimanga in coda all'ordine del giorno. Abbiamo fatto di tutto oggi, abbiamo fatto di tutto durante la conferenza dei capigruppo e faremo di tutto affinché questo provvedimento non venga trattato o venga trattato il più tardi possibile. Questo provvedimento è un affronto nei confronti delle forze di polizia. Andate a sentire gli interventi vostri che avete fatto su questo provvedimento e sentirete il vostro collega che ha detto: così almeno adesso la polizia non potrà più fare quello che vuole. Andate a risentire quello che avete detto voi. Adesso non rimangiatevi le parole dicendo siamo dalla parte delle forze dell'ordine. Carta canta di quello che avete detto. Senatore Centinaio, la modifica eventuale proposta del calendario. Presidente, infine, non è colpa mia perché qualcuno mi accusa di aver fatto lo sciacallo, no? I soliti ben pensanti che stanno dall'altra parte. Non è colpa mia. Per favore, niente cori. Non è colpa mia, cari colleghi, se quelli che voi chiamate le risorse compiono determinati crimini. Non è colpa mia se qualche giorno fa a Nizza è successo quello che è successo. Non è colpa mia se quotidianamente in Italia succedono atti di violenza. Di conseguenza non è colpa mia se oggi, dopo la trattazione del punto che abbiamo trattato, mi sono sentito di chiedere la sospensione di questo provvedimento. Qualcuno di voi mi ha dato dello sciacallo. E io lo rimando al mittente, Presidente. Lei, Presidente, lo sa che il giorno dopo quello che è successo a Nizza, un altissimo ministro della Repubblica Italiana nel Molise ha detto che chi vota sì lo fa per avere maggiore sicurezza, visto quello che è successo? Lo sapete cosa vanno in giro a dire i ministri della Repubblica Italiana dopo quello che è successo a Nizza? Non è uno sciacallo il senatore Centinaio, è uno sciacallo la gente che è seduta lì, che va davanti alla gente, senatore, a dire determinate cose. La richiamo all'ordine. Noi siamo allora, d'accordissimo. Siamo sempre... Abbiamo il dibattito sull'ordine dei lavori, lo faccio io ora l'intervento. D'accordissimo. Faccio l'intervento sull'ordine dei lavori, se mi permette. Faccio io, Presidente, l'intervento. Siamo sul calendario. D'accordissimo. Proposte di modifica del calendario. D'accordissimo. Ringrazio, Presidente, per gli interventi ad adiuvandum, però siamo su questo punto e i tempi stringono. Prego. D'accordissimo, Presidente, che questo provvedimento venga sospeso e rimanga in coda al calendario. Speriamo il più tempo possibile. Speriamo che non venga riportato più in aula. Grazie.